Grazie Presidente, e faccio innanzitutto il mio bocca al lupo al Sindaco, alla Giunta e ai consiglieri tutti. Ne abbiamo davvero bisogno. Questa è ovvio che la mia prima esperienza in Consiglio Comunale e mi è doveroso svolgerla con massimo impegno, con dedizione e determinazione affinché questa città possa tornare veramente a splendere. La città è abbandonata a un declino che sembra inarrestabile. È nostro dovere evidenziare quelle che sono le carenze mostrate, cittadini versati da una gestione confusionale dei tributi locali, servizi inefficienti, una recrudescenza criminale mai vista. E proprio su questo punto siamo curiosi di capire cosa riuscirà a portare a casa il primo cittadino dopo l'incontro col Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza di domani, che si sarà domani. Una situazione che era già gravissima, che aveva bisogno di una risposta seria da parte del ceto politico locale, ma una risposta politica. Invece si è privilegiata la gestione, neutralizzando un'intensa sessione che possiamo definire di calcio mercato, ogni possibilità di costruire una visione alternativa alla città. Il Consiglio Comunale, che inaugura oggi la sua consigliatura, rappresenta agli occhi di tutti un'anomalia. La situazione è paradossale, che accenderà, a nostro parere, senz'altro riflettori sull'attività amministrativa. Il nostro compito sarà quello di rivitalizzare il dibattito politico in città. Un passaggio breve va in merito a quella che è stata la nostra dichiarazione di voto sul Presidente del Consiglio. Essa non va considerata come un atto ostile nei confronti della persona di Pasquale Mignola, ma un'apertura di credito che invitiamo a tenere conto dell'anomalia di una maggioranza mostre tenendo alta l'attenzione sul rispetto dei diritti delle minoranze. Quindi con questo riponiamo nel Presidente quello che è il suo arduo compito, garantire il diritto di tutti. Grazie. Grazie al consigliere Margani, si è prenotato il consigliere Iallarume. Prego. Buon pomeriggio, ben ritrovati, anzi riprendiamo da dove ci eravamo lasciati. Il microfono è un po' troppo basso per me, chi partecipava le altre volte sa che preferisco fare l'intervento da seduto, soprattutto col microfono così, non vi perdete niente se non mi vedete. Allora, innanzitutto un ringraziamento e un saluto va a quei consiglieri che hanno fatto parte della precedente amministrazione, che per un motivo o per un altro, perché hanno scelto di non candidarsi o perché si sono candidati ma non sono risultati eletti, un primo saluto va prima di tutto a loro per aver condiviso con loro un percorso lungo 5 anni. Un saluto poi va ai consiglieri che sono di nuovo oggi in consiglio e con i quali quel percorso lungo l'abbiamo condiviso in questo periodo nei diversi ruoli di assessori o consiglieri, ma il saluto sicuramente più forte va ai nuovi eletti, nuovi consiglieri, gran parte pure validi e giovani, e che ho avuto il piacere quest'anno attraverso le iniziative anche del forum dei giovani di conoscere. Sono 3 per esempio i giovani, per Giovanni Palestini, per Zalaia, per Francesco, che è proprio qui seduto vicino a me, che hanno intrapreso il giusto percorso di coinvolgimento che deve essere da esempio per i tanti giovani della nostra comunità per iniziare a fare politica e per arrivare preparati nei banchi di questo e di altri consigli comunali. Un ringraziamento va all'opposizione, ai 3 candidati che hanno rappresentato 3 proposte alternative a quella che poi è risultata vincente dalle urne con il sindaco Raffaele Bene.
il peso molto grande lo avranno proprio tutti e tre, perché devono riuscire a ristabilire quel contatto con la città che è stato difficile nei 5 anni precedenti. Una politica che è valsa a Casoria come a Trieste o a Caricatì si è allontanata dai fatti concreti quotidiani della vita quotidiana, complice una pandemia che per più anni ci ha chiuso e ci ha rinchiuso in questa sala, che oggi con piacere vediamo grenita, ma che in questi 5 anni passati, io spero che non riaccada nei 5 anni prossimi, poi è sempre più vuota di pubblico, perché troppo spesso i temi che poi trattiamo sono temi tecnici che interessano alla politica ma meno alla città, e noi dobbiamo riuscire proprio a sfondare questo muro, ed era ottima la proposta del presidente Vignola di cominciare a inaugurare una nuova era nella quale il territorio lo giriamo, perché la gente deve sentire anche dal punto di vista veramente simbolico che le istituzioni gli sono vicine, tutto il resto poi verrà da sé. Il ruolo dell'opposizione è fondamentale, perché in questi anni, dicevo, forse è mancato il contatto con la città, ma ripeto, non era un problema solo casoriano, era un problema dei tempi che abbiamo vissuto. E uno dei risultati di questo dato, riprendendo un po' l'intervento di Ernesto prima, è stato il risultato estremamente poi forte di una delle coalizioni, perché non era nato in città mai un dibattito che invece mi auguro davvero, da persona appassionata di politica che la fa e che la vive sul territorio, anche non solo casoriano, io credo che il confronto, quando è valido ed è reale ed è costruttivo e vuole essere realmente costruttivo, porta benefici non solo al maggioranza opposizione, ma porta benefici a una comunità intera. Dunque questo ruolo è un ruolo importante che sono certo anche l'opposizione saprà fare nel modo migliore, proponendo e portando qui temi utili su cui dovremo confrontarci. Ecco, l'ho citato prima, Raffaele, bene, il sindaco, un dato, quello dell'84%, che è frutto e figlio non solo di una coalizione coesa e compatta, ma è stato anche frutto di questa assenza del confronto politico nella città, che ha portato alla nascita poi di una grande coalizione, ma aveva avuto una capacità, io ero tra quelli che dubitava di questa cosa, e l'ho sempre detto, di riuscire non solo che la coalizione prendesse un risultato così ampio, era abbastanza evidente per chi sa leggere i dati della politica già prima che uscissero lì dalle urne, però che il gap, la differenza tra il candidato sindaco e le liste fosse inesistente, onestamente devo ammettere con grande responsabilità intellettuale che era un dato sul quale io non avrei scommesso, perché è vero ed era vero quel sentimento della nostra comunità di non condividere appieno molte delle cose che erano state fatte, perché la buca per terra, il problema, qualsiasi altra cosa che vediamo e oggettivamente vediamo, e nessuno ha dubbi a negarlo in termini di difficoltà per chi vive quotidianamente la nostra città, insomma, poteva portare l'elettorato ad essere sfiduciato, almeno se non nei confronti di una coalizione estremamente ampia, ma nei confronti del sindaco. Invece io ho riuscito a instaurare un contatto giusto, forse facendo capire tre cose che secondo me sono stati i grandi problemi che noi nel tunnel di questi 5 anni di amministrazione abbiamo vissuto come un'angoscia: la pandemia, ma questo accomunava tutte le amministrazioni, il dissesto economico, perché arrivare a trovare 50 milioni di euro di debiti che è frutto di una mala gestione che per carità ha colpito tutti, il centrodestra, il centrosinistra, coloro che hanno amministrato questa comunità negli ultimi mezzo 20 anni, perché non erano degli ultimi 3, 4, 5, 8 anni, e poi la terza cosa, che era una macchina comunale che, consentitemi, nemmeno il migliore allenatore di calcio potrebbe riuscire a ottenere grandi risultati se la squadra non l'ha costruita o la eredita con le migliori. Su quello si sta facendo un lavoro, è iniziato un percorso, ma anche quello è un problema. Io posso avere le risorse ma non gli uomini, posso avere gli uomini ma non le risorse, in questo caso non avendo né gli uomini né le risorse, insomma.
Dunque si comincia forse a intravedere la luce alla fine del tunnel, ma ritornando al discorso di prima, probabilmente Raffaele è riuscito a spiegare bene alla città, alla comunità, altrimenti non si spiegava questo gap inesistente tra i candidati consiglieri della sua coalizione e il sindaco, è riuscito a spiegarlo in modo positivo e questo gli va riconosciuto ed è un dato importante. Però noi, se non ristabiliamo quel confronto con la comunità, con la città, rischiamo che la prossima volta la coalizione, qualsiasi essa sia, sarà invece dell'84 ancora di più probabilmente. Se ci chiudiamo nelle stanze e non usciamo e non coinvolgiamo la città ascoltando e creando un confronto vero, che deve essere secondo me l'ingrediente principale che noi dobbiamo avere la capacità di mettere in questi 5 anni di amministrazione, noi rischiamo di finire di nuovo chiusi nelle stanze del Consiglio Comunale, ascoltando proprio una città che forse è anche stanca di tentare un dialogo per vari motivi, e non è un problema solo tra classe politica casoriana e comunità casoriana, ma è un problema della politica in generale. Noi dobbiamo riuscire a sfondare questo muro e recuperare questo contatto creando il confronto. All'interno dei banchi di questa maggioranza è indispensabile che non venga fatto un errore che più volte è stato richiamato nei 5 anni precedenti, che era quello della condivisione del programma e della visione che dobbiamo avere di questa città. Il termine condivisione è forse uno dei termini a cui il sindaco bene si deve legare maggiormente. È un termine, è una parola che ha un significato importante, perché vanno coinvolti coloro i quali eletti rappresentano pezzi interi di territorio, pezzi interi di comunità, della comunità casoriana. Dunque la condivisione deve essere un ingrediente fondamentale, così come per il gruppo che ho il piacere di rappresentare, che è quello di Alleanza Verde Sinistra, che oltre me ha in consiglio comunale Marco Colucci e Rino Fico, che oggi per impegni precedenti, solo per questo è assente, e essendo oggi prima posto qualcuno aveva, anzi siamo fortunati che solo uno su 24, programmando diversamente le proprie attività, considerando che i tempi del consiglio potessero essere diversi da quelli che poi sono stati. Ma il gruppo Alleanza Verde Sinistra ha dimostrato, e su questo che vi voglio focalizzare un attimo, anche una grande responsabilità. Non sarà insomma passato inosservato che noi come gruppo abbiamo provveduto a consegnare alle mani del sindaco un documento riservato che, nel quale, almeno fino al mio intervento di adesso, che nel quale si sancisse bene il principio di unione, di coesione forte all'interno del gruppo che è uscito dalle urne, gruppo intendo gruppo consiliare, dei 3 eletti che hanno fatto prima di tutto una serie di sacrifici, e userò più volte il termine sacrificio, per cercare di trovare la quadra migliore in nome della responsabilità per l'intera coalizione. La nostra è la terza forza politica della coalizione, e pure insomma dei sacrifici che abbiamo fatto, avremmo potuto individuare per arricchire di competenze la giunta comunale un uomo piuttosto che una donna, e avremmo trovato forse più facile alcune soluzioni, ma per il bene della coalizione e anche di altri partiti abbiamo deciso di fare noi un sacrificio che forse non avremmo dovuto fare noi. Abbiamo capito che era utile per la costituzione della giunta nel miglior modo possibile individuare una figura femminile, e allora i 3 eletti hanno individuato all'interno della lista ciascuno la donna con la quale si era fatto un percorso in questi ultimi mesi. Non si è riuscito all'interno del gruppo a trovare una sintesi, ma lo si è fatto sempre con maturità, con responsabilità, con serietà e aggiungo anche con estrema serenità.
tutti noi abbiamo gradito di trovare delle soluzioni, ma è stato complicato trovare una soluzione che mettesse d'accordo l'intero gruppo consiliare. Ma anche su questo abbiamo fatto un sacrificio, questo forse è l'unico fatto per motivazioni nostre interne e non di coalizione. Abbiamo fatto poi un altro sacrificio importante: la nostra è la terza forza politica e non la quarta. Se in matematica 4 sta 2, in matematica 3 sta 1,5, e questa, diciamo, quelli più tecnici la capiranno, e se così, noi abbiamo fatto con piacere un sacrificio importante, guardando anche con attenzione al Movimento 5 Stelle, e lo abbiamo fatto nell'interesse sempre esclusivo della maggioranza, facendo anche su questo un importante sacrificio. Lo abbiamo fatto anche sulla questione della delega, un sacrificio rispetto a quelle che erano le aspettative, ma abbiamo fatto un altro sacrificio, lo abbiamo fatto perché abbiamo messo al centro quella che è la nostra idea di essere rappresentanti delle istituzioni, che passa attraverso un forte senso di responsabilità nell'interesse della coalizione, nell'interesse dell'amministrazione che porta il nome di Raffaele Bene. L'abbiamo fatto con consapevolezza e con serenità, ripeto, motivato da forte senso di responsabilità, essendo tutti e tre i consiglieri persone che le istituzioni le hanno vissute anche in, insomma, non solo negli ultimi anni, ma da tempo, e anche ricoprendo cariche diverse, in alcuni casi anche in comunità, in comuni diversi da quello che oggi qui si ospita. E poi abbiamo fatto un altro sacrificio, che era quello di dover a quel punto individuare una figura tecnica per qualificare ancora ulteriormente l'amministrazione, cercando di arricchirla ancora di più di professionalità e di competenze. E addirittura abbiamo immaginato di trovare la migliore soluzione possibile direttamente con il sindaco, lasciando nelle mani del sindaco questa scelta importante, ripeto, nell'interesse esclusivo della nostra comunità, cercando di giocare a un gioco che era a rialzo sulle competenze e sulle capacità, per dare un contributo sempre più forte a quella che è l'amministrazione nella quale crediamo, che crediamo di sostenere, che vogliamo sostenere, che sosterremo con convinzione e con forza di responsabilità. Il mio augurio va dunque alla Giunta e alla Giunta che si andrà a costituire nei prossimi giorni nella sua totalità. Un augurio forte al presidente Pasquale Tignola, che riconosco ruolo di persona che è riuscita non solo in quest'ultimo periodo, ma penso pure agli anni passati, a creare una squadra capace di affrontare le problematiche che ci siamo trovati avanti. Anzi, sono certo che lui potrà rappresentare questo ruolo, non limitandosi a quello che è il mero ruolo che un Presidente del Consiglio fa in uno di qualsiasi comune, oltre 8.000 comuni italiani, ma andando anche oltre, forte delle sue competenze, delle sue capacità, della sua capacità di aggregare, di ricucire, di creare ponti più che muri. Un in bocca al lupo ai singoli assessori, con i quali avremo la necessità di confrontarci sui temi quotidianamente, mettendo al centro due cose: il programma che ci ha portato a questa vittoria elettorale e la visione che insieme, giorno per giorno, dobbiamo contribuire a costruire per migliorare la nostra città e nell'interesse esclusivo della nostra comunità.